Jesensko-zimska sezona Roberta Cavallija in njegove druge linije jazz je v znamenju 60-ih let. Kreator je črpal navdih zlasti v čistih linijah trapeza sokrojenih oblek z visokimi ovratniki in dolgimi rokavi, pa tudi v neohipijskih trendih in nepogrešljivih živalskih potiskih, ki učinkujejo že nekoliko psihedelično. Cavallijev stil obuja spomine na disko glasbo in znameniti newyorški nočni klub Studio 54. Zlata barva, lakasti materiali, bleščice in lesket začrtajo močno in odločno ženstvenost. Lahko bi rekli, da poslušamo novo melodijo na stari vinilki. Kolekcija Jazz Cavalli črpa na vdihu zlatih časih ulice Carnaby Street, vendar ne zaide v banalno melankolijo. Tudi živalski vzorci, ki so pogosto na meji dobrega okusa, so predelani in sveži, ter se virtuozno iztečejo v klasični angleški pied de poule. Io è una collezione che mi ha ispirato particolarmente perché ho attinto a me stesso, cioè ho copiato Roberto Cavalli degli anni 70, quel swinging London frenesi di quel periodo, ho cercato di portarlo in queste linee di oggi pensando a una ragazza giovane, però quella ragazza che ascolta ancora quella musica, perché in fondo la musica e la moda sono sempre andati insieme, per cui effettivamente gli accessori, avete visto gli accessori, le scarpe glitterate, brillantissime, cioè è un mondo divertente che ho voluto ripetere oggi con Jazz Cavalli. Per te, come designer, qual è la differenza fondamentale a fare Jazz Cavalli o Roberto Cavalli? Sono due mondi diversi. Posso dire, naturalmente Eva, in questo momento se non mi sente lo dico, posso dire che effettivamente io rivedo in Roberto Cavalli, in Jazz Cavalli, forse quelle linee che più mi ricordano i miei inizi e la mia capacità è più casual per una collezione jazz. E Roberto Cavalli, fantastica, una collezione che fa sognare voi bellissime donne. Però è decisamente una collezione ormai è diventata troppo eterea per un uomo che è sulla terra come sono io. Cosa continua a farti divertire della moda oggi? L'unica cosa è vedere che sono molto amato. Io sono in blog, in Twitter e ho tante dimostrazioni di affetto, di stima. È questo che mi dà tanta energia per poter continuare e poter avere tutta la creatività che ancora ho nella mia testa, nel mio cuore, nel mio stomaco. Trapezaste oblekice in romantični kosi iz žoržeta s farfotajočimi robovi ter žvenketajočimi bisernatimi ploščicami so proti utež legicam iz lesketajočega lureksa ter usnjenim detajlom na ovratnikih jaken ali na hrbnem delu plašča v pastelnih odtenkih. Nekaj je tudi džinsa, ki je v znamenju prepletenih in zavezanih vrvic. Seveda je tukaj tudi vinil, iz katerega so izdelane nekoliko bolj toge, a barvite hlače. Tu so tudi puloveri z izrazitim reliefnim vzorcem. Sicer so nekoliko izven glavnega toka kolekcije, vendar so zelo čedni. V kolekciji prevladuje vzdušje 70-ih let. Plašči so v stilu pelerin, obleke so krojene na A, hlače na cigareto razgaljajo gležne, toda mladostna moda Roberta Cavallija je spektakularna zaradi številnih tkanin in raznolikih tekstur. Geometrije se prepletajo z vzorci zebre in velikih mačk, na oprijetih hlačah pa se pojavijo navihani čipkasti detalji. Ne vemo, ali je Cavalli imel v mislih sodobno indijanko ali futuristično dekle iz 70-ih let, zagotovo pa drži, da se njegova ženska poigrava z detajli in dodatki ter kombinira 12-centimetrske pete, bleščice, torbice s resami in resicami, zlate detajle in razkošno plastenje.